Niloufar Haddati ha ammesso di essere stata cercata dall'ex fidanzato di Sara Affifella. Ecco che cos'è successo. Niloufar Haddati sbotta sui social. Non è un periodo facile per Niloufar Haddati. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo l'esperienza a Temptation Island VIP con Giordano Mazzocchi, è tornata single. Da quel momento sono iniziate le critiche e i gossip su di lei. La ragazza ad un certo punto ha deciso di rispondere a qualche commento su Instagram e di dire la sua verità. Ad esempio, su Giordano Mazzocchi ha smentito qualsiasi voce diffusa nelle ultime settimane di avvistamenti o ritorni di fiamma. Poi ha parlato di altri due ragazzi. Niloufar Haddati, Vittorio Parigini mi scrive. Gli affezionati di Uomini e Donne e del gossip ricorderanno bene Vittorio Parigini. Il calciatore è stato coinvolto nello scandalo Sara Affifella. La ragazza ha scelto Luigi Mastroianni, con il quale si è frequentata solamente per due settimane, mentre aveva ancora una relazione con Nicola Panico. Dopo aver lasciato entrambi, era pronta ad andare a convivere con Vittorio Parigini. Ebbene, Niloufar ha ammesso che il calciatore le scrive, ma che lei non ha risposto mai a nessun messaggio. La domanda di chi la segue è sorta dopo i numerosi leak del calciatore ai post di Niloufar. Niloufar Haddati smentisce il flirt con Simone Cipolloni. Negli ultimi giorni si vociferava inoltre di un flirt tra Niloufar e Simone Cipolloni, ex corteggiatore di Clarissa Marchese ed ex tentatore di Temptation Island. La ragazza ha scritto un commento a riguardo in cui non è mancato un certo astio verso chi sosteneva il flirt tra i due. L'ho visto mezza volta che era venuto a Roma per un lavoro con la mia stessa agenzia. Io capisco che siete abituati al gossip becero e marcio spiattellato ovunque, ma come ho detto varie volte non è questo il caso, fatevene una ragione, andate su altri profili. Niloufar Haddati, progetti futuri. Dopo il brutto periodo conseguente alla fine della sua relazione con Giordano Mazzocchi, Niloufar è sempre impegnata con il suo lavoro sui social attraverso le sponsorizzazioni. Ha anche rivelato di volersi trasferire a Roma per nuove opportunità ed esperienze.